Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali certificati Presonus Studio One sugli altri software e sulle tecniche di audio mixing e mastering sono disponibili sul sito proaudiolearning.com. Non dimenticate inoltre di iscrivervi al canale cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifica dei nuovi video caricati. Tutti i link sono in descrizione. Ciao a tutti, oggi torniamo ad occuparci di pianoforti. In questo caso uno dei miei preferiti e che adoro tantissimo è Pianotech di Modart, ossia un pianoforte che invece di utilizzare il sampling, quindi i campioni fatti su un pianoforte reale, si affida a sofisticatissimi e avanzatissimi algoritmi in grado di ricreare in maniera sintetica quindi i comportamenti di tutte le parti che fanno riferimento ad un pianoforte, dalla lunghezza delle corde, l'impedenza, la risonanza delle corde, la grandezza e il tipo di risposta anche dei rumori provenienti ad esempio dai tasti o dal pedale, e che in questa versione 7 include nuovi profili di pianoforti e ovviamente nuovi sistemi di ripresa anche del pianoforte per rendere il tutto un po' più anche cinematico e utile non soltanto nella registrazione di parti pop o rock, ma anche e soprattutto nella stesura di parti per pianoforte dedicate al cinema e alla scrittura di colonne sonore all'interno appunto di film o serie TV. Ho preso una diversa esecuzione dei brani del disco di Gianfranco Mauto, che sono quindi ovviamente tutti suonati realmente, quindi non quantizzati, per poter ascoltare che cosa fa realmente Pianotech. Mettiamolo in solo e iniziamo con i pianoforti acustici, quelli più famosi. La qualità degli algoritmi è così alta che sia Steinway che altre ditte hanno dato il benestare a Modart per l'utilizzo del nome e del marchio. Molto interessante l'aggiunta di alcuni pianoforti come il Petrof, ad esempio, che troviamo in tantissime case, quindi a livello lo chiamerei più un pianoforte in stile condominiale rispetto appunto a quelli più complessi come lo Steinway D o il Bechstein, che richiedono comunque spazi adeguati, e gli upright piano, che sono sempre quelli utilizzati nel pop nella maggior parte, perché appunto troviamo anche questi più facilmente. Oltre a questi, Pianotech offre la possibilità di emulare pianoforti elettrici. Questa volta abbiamo il Pianet e il Clavinet, oltre agli strumenti percussivi, quindi il vibrafono, la celesta, il glockenspiel, il toy piano, la kalimba, gli steel drums che vedremo molto belli, e un'eccellente emulazione di arpa. Ovviamente avendo a disposizione questo genere di algoritmi diventa semplicissimo poi ricreare sinteticamente anche gli altri strumenti cromatici, e quindi ovviamente abbiamo a disposizione ora una collection nella sezione Pro veramente, veramente molto vasta. La comodità poi ovviamente, come vedremo, è che non occupa spazio sull'hard disk. Partiamo da Steinway Prelude D. Spegniamo gli effetti. Abbiamo qui in alto una sezione destinata al tuning, quindi possiamo scegliere di utilizzare la accordatura standard oppure una a caso all'interno delle accordature sempre standard di pianoforte in base all'orchestra. Perfetto per chi ama avere anche il pianoforte in accordature alternative e esoteriche. Abbiamo poi la possibilità di scegliere anche la modifica del temperamento tra le note, quindi abbiamo un temperamento uguale. O pitagorico o zarlino, quindi questo è molto utile poi per avere anche delle timbriche diverse. Cosa inedita nella maggior parte dei pianoforti campionati. Lo stretching delle ottave e la possibilità di avere una durata del suono diretto diversa. Questo per quanto riguarda il tuning. Thank you.
riguardo al voicing possiamo scegliere le distanze tra piano mezzo e forte, quindi evitare anche di avere un forte eccessivo, l'aumento del rumore dei tasti, uno strike point, abbassiamo un po' il volume e il pedale. Molto bello secondo me la parte alta di questo pianoforte, le armoniche prodotte nella sezione alta sono molto molto naturali. Qui possiamo scegliere il soundboard ovviamente, quindi la cassa armonica, la resistenza delle corde, fino ad arrivare a un felt. Un scurimento della parte medio-alta, la lunghezza delle corde, anche in naturale, per creare appunto dei soundboard custom. Velocity, completamente piatta o graduale, il controllo dell'aftertouch, il pedale. Il controllo qui in basso appunto degli effetti delay comp che possono essere poi gestiti da questa pagina, il bouncing dei mallets sulle corde, e le actions riferite al sustain pedal noise. Quindi quanto fa rientrare il rumore del pedale. Poi passare agli altri modelli di pianoforte, abbiamo lo Steinway D di Hamburg. E per gli amanti delle riprese stereo abbiamo la possibilità di scegliere qui all'interno di Output. Uno studio recording. La ripresa stereofonica, quella binaurale, oppure le varie riprese stereo, mid-side, ORF, AY. Ovviamente nel studio recording preset. Interessante, qui vediamo in basso a destra la funzione che ci mostra gli accordi che stanno suonando, ed è utile, funziona come riconoscimento di accordi, utile in questa fase capire anche come vengono interpretati.
Abbiamo poi la possibilità di scegliere una gradazione di intonazione o appena intonato o leggermente usato. Quindi anche in questo caso l'intonazione può subire delle piccole variazioni in base, fino a worn, in base al tipo di momento in cui per esempio abbiamo a disposizione un pianoforte, quindi o appena intonato o diciamo più degradato nell'intonazione. Ascoltiamo lo Steinway B. Vediamo le corde già più usate come suonano diversamente. Abbiamo poi a disposizione altri modelli. Lo Steingraber. Gautrian. Il Bluthner. E il classicissimo Yamaha C5. Per poi passare alla sezione upright. E scendere poi negli strumenti elettronici. Fender Rhodes, molto molto bello. L'Electra piano. E il classicissimo clavinet. Per poi passare agli strumenti cromatici come il vibrafono.
Celesta. Ovviamente l'ottava è limitata, quindi le parti basse non esistono. Glockenspiel. Do piano. Anche qui non è l'ottava giusta. Marimba. E lo xilofono. Per arrivare allo steel drum. Space drum. E land pan. Passiamo ora alle arpe, questa è la parte che io adoro di più di Pianotech oltre ai pianoforti. Sentiamo il rilascio della corda, è pazzesco. Fino ad arrivare a strumenti antichi come l'arpa celtica. O altri tipi di collezioni più antiche. Questo ci ha permesso anche di avere a disposizione degli strumenti unici. Sempre all'interno di Pianotech 7 Pro. Avevo già parlato di Pianotech 6, la versione 7 appunto raggiunge un nuovo livello soprattutto anche di suono e di spazialità nelle riprese dei pianoforti, il che la rende molto molto più utile all'interno di situazioni descrittive come le colonne sonore o il sound design, e ovviamente la capacità sintetica di ricreare strumenti che non sono consoni. Possiamo quindi appunto creare dei pianoforti assolutamente custom o degli strumenti cromatici custom da utilizzare nei nostri arrangiamenti. La comodità infinita di questo strumento è che non pesa praticamente nulla, né sulla CPU né tantomeno sull'hard disk, dove stiamo parlando appunto di 36 MB di plugin rispetto alla versione precedente che era leggermente un po' più pesante, con 50 MB. Questo permette a Pianotech di essere residente su qualunque computer senza occupare ovviamente nessun tipo di spazio ed avere sempre a disposizione un suono professionale da poter utilizzare in qualunque situazione. Il mio consiglio come al solito è andare sul sito di Modart, scaricare la demo e provarlo. Esistono poi diverse versioni di Pianotech in base al budget, quindi abbiamo a disposizione la serie Stage con già due instruments pack, fino ad arrivare appunto alla versione studio che avete visto poco fa, che costa appunto 800 euro. Nella maggior parte dei casi comunque rimangono utili queste due opzioni, Stage e Standard,
Esiste poi una versione Organ Tech che vedremo più avanti. Spero che questo video vi sia stato utile. Vi aspetto ai miei seminari e al corso professionale presso il mio studio nei corsi online sul sito proaudiolearning.com. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Per gli iscritti ai corsi sono disponibili inoltre plugin e librerie gratuite, oltre a nuovi video esclusivi ogni mese. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon che trovate in descrizione. Se vi è piaciuto, cliccate subscribe e attivate la campanella. Per il momento è tutto, ciao, a presto!